Pronto? Sindaco, come stai? Stai bene? Sto bene, Sento sì, una sto voce un bene. po'. Che è successo? Non vi sentivo. Tutto il gruppo dei commercianti, giustamente, è Voleva arrabbiatissimo capire perché tu le avevi dato l'incontro. una parola e poi hai messo al primo ordine, al primo punto all'ordine del giorno, del Ancora, 16. sta sempre all'ordine del Ah, sta giorno, non so sempre. come spiegarlo. Sta all'ordine del giorno. Ma Se non stiamo entro capendo. giovedì incontriamo le associazioni, lo approveremo, lo Quindi entro porteremo in giovedì. Perché loro Se sono non le allibiti, allibiti. incontriamo, Loro sono allibiti proprio. allibiti, No, veramente. allibiti. Però li Stava già incontri. all'ordine del giorno nei giorni precedenti. Quello, l'ordine del giorno, va in Entro giovedì. automatico. Se non vi incontrate come da promessa, non si fa niente, Eh sì, giusto? li incontrerò, sta settimana mi dedicherò, penso che, insomma, questi 3 giorni penso di aver avuto un po' da No, fare. ehi, ma è una star, sembravi, sembravi un attore, non lo so, Siffredi, che sta passando in mezzo alla gente. C'è uno conosciuto, capito? Sono conosciuto, sono il sindaco, se non l'hai E dico, è conosciuto. bellissimo, io mi ricordo, andavamo insieme, ti ricordo quando andavamo Il insieme? miglior sindaco di Che, Bari. sì, Eric, ma questa volta ho visto una cosa, io, quando vedo quell'immagine, che cazzo è successo? È una star, cioè, ti candidi adesso a Papa, diventi Papa. Sindaco, se fai il terzo mandato tra 950 anni, sarai tu a fianco a San Nicola. Quindi preparati. Cioè, la gente ti ama, io te l'ho scritto anche nel messaggio perché mi sentivo di dirtelo. Pur mia mamma ha 87 Tutti, anni, ma tutti. che becco di sei, bel Ma pure guagnone. i bambini. I bambini che la. Ah, sì, Cioè, ti senti ma orgoglioso di questa cosa? sento l'affetto dei baresi e sento purtroppo di non poter restituire lo stesso affetto a ciascuno di loro. Lo vorrei restituire a ognuno di loro, ma non è possibile perché sono 320.000, però mi sento ancora più stimolato questi giorni. Oh, Savino Montaruli, come stai? Buongiorno a tutti, buongiorno Tommy. Completiamo questo ciclo di ascolto questa mattina, grazie per lo spazio che state dedicando ai piccoli commercianti. Però muoviti perché abbiamo poco Intanto tempo, sì. vi porto il ringraziamento da parte degli operatori, i miei tanti associati che hanno ripreso a frequentare la sagra di San Nicola. Bellissimo. Quindi è tornato questo clima armonioso che ci mancava tanto. Ovviamente il sindaco De Caro ha fatto la sua parte, ringraziamo gli uffici SUAP che sappiamo come hanno lavorato, quindi tornano le feste patronali, tornano le sagre, questo è un Ci segnale voleva, positivo. Savino, ci Ci voleva. voleva, Oh, ci bravo. voleva. In merito alla questione documento strategico, io credo che giovedì dovremo incontrarci al comune con il sindaco e con l'assessore Pavone perché proprio venerdì scorso ho sollecitato l'incontro, quindi Antonio De Caro faceva riferimento evidentemente anche alla nostra Ma vi richiesta di incontrate consultazione. vis-à-vis oppure con una call? Sì, no, ci dobbiamo incontrare al comune assolutamente perché abbiamo un Ah, quindi non piano fanno una di interventi call. che dobbiamo fare, alcuni emendamenti in consiglio comunale, le nostre proposte, poi Ecco. abbiamo un calendario di, come dire, di incontri tematici perché dobbiamo analizzare punto per punto la situazione del commercio sulle aree pubbliche a Bari. Un Però altro Donato particolare. Cippone e Gino Catinella Sì. stamattina erano un po' Un po' alterati sul fatto che il arrabbiati. sindaco Ero avesse con messo. loro quando quel pomeriggio, poco prima che arrivassi io, loro incontrarono il Però De sindaco. Caro ha detto è una prassi, Giovedì. c'era già scritto, l'abbiamo lasciata, ma là non è. Se non ci incontriamo e non sappiamo cosa cercano, non faremo niente. Cioè, State ha dato benissimo. garanzie, ha L'incontro dato ci sarà garanzie. breve, quindi ti do questa notizia Sì, perché Antonio manterrà la importante. parola. Detto Ho detto questo e questo. chiudo, voglio Chiudo, ricordare che i io. 60.000 euro dei fondi regionali a cui il comune di Bari non ha potuto attingere per motivazioni, diciamo, Ma? tecniche, perché non si è costituita giuridicamente nella formula prevista dalla norma, erano 60.000 euro destinati proprio alla consultazione e alla promozione anche del documento strategico. Quindi voglio ricordare che quella, come dire, non aver avuto accesso a quei fondi ha impedito al comune proprio di fare 60.000 euro. quell'attività di animazione che noi abbiamo chiesto e che Chiesto. la legge prevede. Quindi non è cosa da poco quella che è accaduta, e in ogni caso questo C'è una dà cosa ragione. seria, anche questa metterete in Cambiamo evidenza argomento. nell'incontro quando ci sarete con De Caro e la Pallone. Speriamo che vada tutto liscio come l'olio. Va bene. Grazie, Savino, grazie per la tua verba. grazie, grazie, grazie. Ciao. Buona giornata. Ciao caro, buongiorno a te. Ed era Savino Montaruli, adesso subito pubblicità perché poi abbiamo da chiamare Pino Ricco, siamo già in ritardo incredibile.